È chiaro che vi è stato un trend in crescita dei casi positivi. Caso positivo non significa malato, infatti la stragrande maggioranza di coloro che oggi risultano positivi vengono trovati come contact tracing di focolai, quindi si tratta di soggetti risultati positivi ma spesso senza sintomi, quindi non hanno bisogno di ricovero o assistenza in ospedale. La dimostrazione di questo è che sebbene abbiamo osservato 1000-1200 casi la scorsa settimana, ora sono scesi a 800, ma questa variabilità giornaliera non è molto significativa, se non invece il trend che va verso la salita. I posti in terapia intensiva non sono aumentati di molto come occupazione e così anche i posti in ospedale. Si tratta prevalentemente di soggetti molto più giovani rispetto a quelli che abbiamo osservato nei mesi di febbraio, marzo e aprile, quando abbiamo avuto lo tsunami che è arrivato in Italia, e quindi si tratta di categorie più protette. Quando una scuola potrà chiudere, una classe potrà chiudere, dipende da chi sarà positivo all'interno, perché vede, è diverso se il positivo è uno studente solo, ben diverso sono tre studenti in una stessa classe. Anche la tipologia della scuola farà la differenza, perché scuole ampie, scuole piccole, scuole di paese. Se poi il positivo sarà il professore, quel professore magari fa lezioni in altre classi, quindi dovrà essere, diciamo, controllato, quarantenato anche dove lui ha fatto lezioni, quindi diciamo, ci sono diverse possibilità. E poi ci sono le famiglie degli studenti che dovranno essere controllati. Io... E voi non avete preso il caffè, peggio per voi perché il caffè al ministero è buono. Io credo che la sicurezza nascerà dal protocollo che viene fatto, e poi oggi, ripeto, vi è la riunione, ma soprattutto da un uso spregiudicato dei tamponi. Cioè, il tampone è la soluzione, perché il tampone circoscrive il perimetro del focolaio, e poi è chiaro, laddove c'è un focolaio più ampio si arriverà anche alla chiusura della scuola se necessario, o della classe, o i bambini rimarranno a casa, ma è tutto temporaneo, nel senso che una volta che il focolaio è spento si ritorna alla normalità, e abbiamo visto in queste settimane, no? Abbiamo avuto di... Thank you.